Gianluca Sichel, amministratore delegato di Chebanca per Affari Italiani. Oggi è stato presentato il progetto dell'Accademia del Legno Chebanca. Perché Chebanca ha scelto di sostenere questo progetto? Sì, vi è un ordine di motivazioni più generale che riguarda il fatto che per una banca è molto importante redistribuire valore alla comunità in cui è radicata e Chebanca in questi 10 anni ha offerto prodotti, servizi, ha ricevuto tanto dalla comunità dei propri clienti e pensa che sia utile, importante impegnarsi in prima fila nel ridare parte di questo valore. Poi nello specifico ci siamo rivolti agli amici di Comete, al progetto Accademia del Legno, perché questo progetto rappresenta veramente i valori in cui noi crediamo nell'ambito del sociale, cioè non solo la capacità di aiutare e di essere generosi verso chi ha bisogno, ma l'impegno a dare gli strumenti, la formazione, l'assistenza perché le persone che ricevono aiuto possano un domani crescere da soli. E Chebanca si ritrova molto in questo concetto di inclusione, di aiutare i giovani a crescere. Anche noi siamo una banca nata con i millennials come target e anche nel nostro, diciamo, lavoro di consulenza agli investimenti siamo sempre attenti alla pianificazione per favorire il risparmio che vada poi ad aiutare la vita dei giovani di casa. Questo è quello che ci chiedono i nostri clienti. Quindi vi è una comunanza di valori. E come ultimo vorrei dire, vi è una grandissima, nel progetto Accademia del Legno, una grandissima attenzione alla qualità e all'impegno in quello che si fa come segno di rispetto e anche che banca in tutte le proprie attività mette tantissimo impegno e tantissima qualità per dare poi un valore ai clienti. E questo ha un valore duraturo che va al di là dei risultati dell'esercizio del momento e anche nel progetto Accademia del Legno, che ha un orizzonte pluriennale, è un progetto con un impegno minimo di 3 anni che poi potrà essere esteso, noi speriamo di costruire davvero qualcosa di duraturo con cui aiutare le famiglie e i ragazzi bisognosi della comunità Cometa.